tutti, bentornati. Sono le 12.30 di oggi, martedì 10 aprile. Oggi è martedì e come di consueto, lo avete già visto nel nostro totale in ingresso di trasmissione, parliamo di periferie. Lo facciamo con Walter Cherubini, consulta Periferie Milano, e Bruno Volpon che ritorna a trovarci, perché oggi insomma parliamo di periferie, di come poter vivere al meglio le nostre periferie, di come già lo stiamo facendo grazie in realtà, come ad esempio, a consulta Periferie Milano, che da anni ad esempio porta una rassegna di cori in giro per la città, in giro per la periferia anzi, e che quindi non stiamo parlando di rigenerazione urbana, di tutte queste cose che tutti gli altri si riempiono la bocca di queste cose, ma anzi di far vivere le periferie. Questo hanno fatto con tutta Periferia Milano e oggi appunto ne parleremo più nello specifico. Walter, in apertura però così sui giornali abbiamo letto che la periferia insomma è sempre al centro d'attenzione, no? Per fortuna, Confcommercio ha detto al sindaco Sala: dobbiamo cercare di fare qualcosa, perché non facciamo un test? E il sindaco ha detto: che bella idea, prendiamo il quartiere di Guarda e lo facciamo diventare un quartiere test per una rigenerazione delle periferie. Buongiorno ai videospettatori innanzitutto, ma diremmo che da i progetti, le sperimentazioni, oggi c'è un po' una parola che è emersa, che è quella del test, no? Anche in una risposta di Gian Giacomo Schiavi sulle pagine del Corriere della Sera riportava il test, e quindi una parola nuova associata a periferie. Allora, innanzitutto sicuramente non facciamo delle considerazioni o dei giudizi negativi su chi si è posto il tema di individuare un test, di fare un test. Questo però ci consente di dare una identificazione dello stato dell'arte sulle periferie, cioè siamo a livello del test, e quindi tendenzialmente noi che abbiamo un approccio che è sistemico e quindi che riguarda tutte le periferie complessivamente e non dei singoli spicchi, poi in alcuni settori bisogna fare alcuni interventi, in altri, però bisogna avere questa situazione complessiva, perché altrimenti, se ragioniamo a livello di un intervento oggi, un intervento domani, l'ultimo dei 100 quartieri delle periferie l'intervento ce l'avrà fra 100 anni, così estremizzando un po' il concetto. Ecco, però da una parte il sindaco Sala dice che bisogna velocizzare, e il fatto di aver raccolto l'idea di un test rende proprio bene questa idea che bisogna veramente velocizzare, perché siamo a livello di fare una sperimentazione e vedere come andrà questa sperimentazione. Poi probabilmente anche questo test dovrà essere fatto rispetto a una progettazione che crediamo debba essere costruita. Non ci sembra ci sia un prodotto finito da testare su un quartiere, quindi diciamo che siamo un po' in una soglia di precarietà. Ecco. Manca sempre il discorso sistemico, come spesso abbiamo detto, che c'è, e quindi si potrebbe fare, ma è proprio un approccio mentale sulle cose. Adesso c'è l'urgenza di far vedere che si fa qualcosa. Sembra un po' che ogni tanto la periferia venga usata un po' come laboratorio, no? Nel senso, tanto lì possiamo fare tutto, se poi si sbaglia vabbè, ma chi se ne frega, almeno ci abbiamo provato. A volte sembra questo l'approccio quasi. Cioè il tema delle periferie, che è un tema che c'è a livello mondiale, è un tema che è stato anche analizzato, però il problema è che non si sono poste delle iniziative strutturali adeguate, quindi delle iniziative che proprio riguardino tutte le periferie e riguardino sia i termini dell'urbanizzazione ma anche quella della socialità, e difficilmente li si mette insieme. Quindi per esempio nell'ambito in particolare dei quartieri periferici popolari, dove ci sono circa 7.000 appartamenti vuoti, quindi la possibilità di fare sperimentazioni, di introdurre cose ci sono, c'è la necessità di una rigenerazione di chi abita dentro, che non può essere sempre, possono essere le persone fragili che hanno problemi o quant'altro, ma ci devono essere anche persone forti. Ecco, non c'è questo tipo di ricambio proprio strutturale e organizzativo, quindi si continuano a seguire delle logiche del passato che hanno portato a questa situazione di concentrazione nei quartieri popolari di persone con fragilità
oltre che poi di chi ha gli arresti domiciliari, chi si dedica ad altre attività non particolarmente legali, e poi questa qui è la cronaca di tutti i giorni. Quindi le periferie sì, ogni tanto vengono toccate, ma non c'è un approccio sistemico. Questo dobbiamo dirlo alla luce appunto di ormai 13 anni che ci dedichiamo nello specifico alle periferie, e abbiamo incontrato tantissime persone, abbiamo promosso più di 100 convegni, seminari, incontrando dal docente universitario a chi fa l'iniziativa sul territorio specifico. Quindi c'è una grossa ricchezza, però siccome non c'è questo approccio sistemico, in particolare dalle istituzioni, e diciamo pure, mettiamolo così, quando parliamo di istituzioni parliamo dal prefetto al presidente di municipio, quindi c'è tutta la cordata istituzionale, più anche quelle istituzioni che gestiscono i temi della casa, che oggi sono ALER e Metropolitana Milanese per conto della Regione Lombardia e del Comune di Milano. Ecco, Bruno, tu sei uno che in periferia ci abita, e che periferia, insomma, stiamo parlando del quartiere Figino, però anzi ne parleremo perché sta per concludersi la grande festa durata un anno praticamente del millenario del quartiere Figino, ma tu in periferia hai preso e hai portato più di 40 cori in giro per queste periferie di Milano. Sì. In una rassegna davvero interessante, raccontaci un po' com'è stato e cosa sarà. Rilacciandomi al discorso di sviluppo sistemico delle cose, con Walter ci siamo trovati per caso 8 anni fa, nel 2011, veramente è stato lui che ha trovato me. E all'epoca, come Associazione Culturale San Materno, che oggi si chiama Associazione Culturale Il Giuscano, fra parentesi Giuscano è un... Era un fontanile, ma non è attivo, un fontanile a Figino. E, appunto, all'epoca stavamo impostando una serie di manifestazioni dedicate ai figinesi, perché Figino, per chi non lo sa, è forse uno dei pochi borghi che fanno parte della città di Milano, borghi, quartieri, che però a noi piace chiamare borgo perché ha le caratteristiche del borgo, è in mezzo alla campagna, è un po' tralasciato da vari interessi, e allora un po' di tempo fa abbiamo detto, ma insomma dai, facciamo qualcosa. A me piace la musica, per cui all'epoca avevo impostato una rassegna che si chiamava Le serate musicali nel borgo, e ci dedicavamo quasi esclusivamente alla musica suonata, strumentale. Un giorno, parlando con Walter, mi fa, ma perché non ci metti dentro anche qualche cosa di corale? Ho detto, ma buona idea. Siamo riusciti a contattare 4 cori, e questo devo dirlo grazie anche alla collaborazione di un'altra persona, Giorgio Barenghi, che è il direttore, presidente della Corale Ambrosiana, che unendosi ai nostri sforzi ha fatto in modo di poter portare 4 fra i più diciamo importanti cori di Milano. Ricordiamo che questi sono cori di qualità, cioè sono cori di qualità, parlando... sì, non cori amatoriali, ma che fanno segno da tutte le parti, assolutamente, non solo in Italia, anche qualcuno va all'estero, assolutamente, quindi. Sì. E da allora, dal 2011 a questo punto, l'idea ci è piaciuta a Walter, è piaciuta a Giorgio, è piaciuta a me, e abbiamo pensato di portare in giro per le periferie milanesi questa esperienza. Perché a Figino l'esperienza è stata veramente notevole. E stiamo parlando quindi di un'esperienza che ha portato quanti cori, quanti coristi, in quante serate? Da 4 cori e da 4 serate dalle quali siamo partiti a Figino nel 2011, quest'anno, ma dopo Walter, siccome è lui quello che tiene bene la contabilità di tutte queste cose. Vediamo questa grafica che vedo, 60 concerti, 10 rassegne, 36, 40 cori e 1031 coristi. Sì, wow. Esatto. Tutte persone e tutte organizzazioni e tutti i gruppi che si danno da fare, e la cosa più importante è gratuitamente. Ah sì, tutte le 60 concerti gratuiti. Sì, sì, infatti tutti i nostri concerti, tutti i concerti che noi promuoviamo come Cori Milano sono ad entrata assolutamente libera, assolutamente gratuita. Guarda, perché fare una rassegna del genere? Cioè, qual è lo scopo di questo tipo di rassegna? Ma la prima cosa è: utilizziamo le risorse e le ricchezze che ci sono nella nostra città, perché anche chi fa un coro
ha delle difficoltà, dove vado a cantare? Poi si è creato un giro di concerti, in particolare, per esempio, se noi prendiamo il periodo natalizio, c'è una concentrazione di concerti che si fanno nelle chiese proprio in occasione del Santo Natale, eccetera. E poi però ci sono gli altri 11 mesi. Allora, questi cori molto spesso fanno iniziative a sostegno di beneficenza, concerti di beneficenza, sostegno di iniziative e quant'altro. È chiaro che invece noi abbiamo un approccio che è lievemente diverso, ed è quello di animare continuativamente le periferie utilizzando gli strumenti che ci sono. Quindi abbiamo, ritornando al test, abbiamo nel 2011 testato una piccola rassegna con 4 cori. Abbiamo detto va bene, funziona, e abbiamo cercato subito di promuoverla dove ci fosse la possibilità, dicendo ai vari quartieri, ai vari luoghi, associazioni che incontriamo: guardate, oggi lo ripetiamo nel 2018, guardate che ci sono 40 cori amatoriali che hanno la disponibilità a venire a cantare per voi. Come diceva Bruno, essendo accolti naturalmente, però con la disponibilità gratuita a cantare. Questo ha portato a una programmazione quest'anno, una programmazione diciamo così già in fase quasi completa, però probabilmente avrà anche qualche altro sviluppo, a promuovere in particolare 62 concerti ci sono già programmati oggi, quindi non è poca cosa. Allora, questa ricchezza però non la conosce nessuno, perché tutte le volte che la proponiamo è una novità per tutti a livello istituzionale, quanto, e molto spesso è difficile anche farla accogliere, nel senso che uno dice guardate, c'ho 40 cori, volete fate iniziative nei quartieri e quant'altro, e rimangono sbilanciati. Lo volevo chiedere a Bruno, infatti, che so che proprio sul campo poi ha trovato molte di queste cose così, le difficoltà anche appunto nel mettere insieme un così grande numero di coristi. A parte la difficoltà di trovare le giuste collocazioni per i cori a seconda della loro tipologia, e a seconda ovviamente anche della quantità dei componenti dei cori, perché sai, mettere d'accordo un coro da 15 persone e dire va bene vai lì vai qui è una cosa, metterne uno da 40, 45, 50, bisogna anche vedere come sono le disponibilità, essendo appunto tutti cori amatoriali e nessuno lo fa per mestiere, per lavoro. È chiaro che questa è la grossa difficoltà da un punto di vista organizzativo. Come diceva Walter, invece, noi abbiamo una difficoltà nel reperire organizzazioni o persone o enti che siano disponibili ad accogliere questa situazione. Cioè è un po' come, non so se è giusto dirlo, chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane, insomma. Ecco, questa è la grossa difficoltà da portare avanti. E nell'organizzazione, immagino anche lì, insomma, poi una volta che si trova il corpo, si trova il posto, come, nel senso, lì poi quando si comincia ad andare verso la macchina burocratica milanese, ma la macchina burocratica milanese in questo caso non ha una grande preponderanza. L'unica grande preponderanza ovviamente invece è diversa, è quella della burocrazia legata alla SIAE, che però, ma non lo so adesso che possiamo dire, mi riprendo l'autorità, trovo scandaloso che debbano dei concetti gratuiti per persone gratuite, tutto gratuito, dover pagare la SIAE per i diritti di canzoni cantate da loro. Che nel 2014 mi pare o 15 c'era un disegno di legge che non è mai passato, proprio per favorire questo tipo di... Ma spesso si ha una condizione sine qua non, cioè se la condizione anche dica no, non si può fare il concerto perché non abbiamo i soldi per pagare la SIAE, immagino. Infatti io ho avuto anche recentemente purtroppo dei rifiuti da parte di persone o da parte di enti che avrebbero accolto, cioè che hanno accolto molto volentieri l'idea, perché anche questi enti, queste organizzazioni, queste persone operano nell'ambito della promozione culturale delle periferie, però essendo magari organizzazioni o persone legate a
diciamo, enti ben precisi che devono seguire assolutamente le regole burocratiche, no, mi dispiace perché, sai, è gratuito, dobbiamo pagare magari una cifra abbastanza consistente di SIAE, poi è naturale che non puoi invitare un coro, mi sembra ovvio, invitare un coro che si esibisce gratuitamente per dire grazie, è stato bello, arrivederci alla prossima volta. La prossima volta non c'è più, sicuramente, anche per una questione di onestà intellettuale nei confronti di chi viene a darti una mano. Ecco, e di accoglienza anche. Di accoglienza, accoglienza e soprattutto anche diffusione della notizia, in modo che a partecipare come spettatori a questi concerti non siano le solite 5, 6, 7 persone. Che anche lì è un altro tema importante, quello di riuscire a comunicare, di riuscire ad avere dei canali su cui poter comunicare senza dover appunto andare sul giornale, così che comunque bisogna pagare le inserzioni a quel punto, poi certo, si ritorna a capo. Perché ci parlavamo, cioè quasi tutto un lavoro volontario, quasi tutto un lavoro gratuito, che però si fa proprio per rianimare, e anzi per tenere animato, il vostro lavoro, certo, è un lavoro continuo, e quindi non si ferma mai queste zone della città. Però anche lì forse si potrebbero trovare degli spazi. Ma ritorniamo un attimino al tema periferia, l'attenzione alle periferie. Un'attenzione strutturale alle periferie vuol dire che io individuo i meccanismi utili affinché le periferie, cioè l'intenzione di fare qualcosa nelle periferie, quando sento le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni dire favoriamo la cittadinanza attiva, i cittadini si impegnino e quant'altro, allora bisogna anche creare un sistema che elimini tutta una serie di vincoli, ma non perché bisogna eliminare i vincoli, perché le regole sono state costruite per altro. Dopodiché vengono applicate indistintamente a tutti. È chiaro che se io faccio l'organizzatore di concerti per professione, faccio pagare un biglietto, faccio il concerto allo Stadio San Siro, ho un certo tipo di organizzazione. Qualcuno può farlo, qualcuno non può farlo, non è d'obbligo farlo. Nel momento in cui però tutta la comunità cittadina, in questo caso di Milano, con il suo sindaco in testa, dice dobbiamo fare qualcosa per le periferie, allora ci deve essere anche un'applicazione pratica strutturale, che uno non può prendere e seguire le regole per fare un concerto in una corte, in un quartiere di periferia, come se organizzasse San Siro, con anche tutte le regole, i vincoli monetari che deve spendere. L'abbiamo visto anche nella scorsa puntata, quando è venuto Marco Balsamo dell'associazione della Martesana Greco, cioè ci sono tutti una serie di meccanismi che uno proprio deve farli e seguirli per espiazione personale. Hanno un senso, se si parla di aziende, se si parla di grosse manifestazioni, hanno un senso, sono delle sacrosante regole, entrano in una logica commerciale a cui non abbiamo niente da dire. Comunque cerca anche di fare le cose fatte bene, ci certo. E quando si sfocia invece nel volontariato, nell'associazione di quartiere, nel quartiere stesso che vuole promuoversi, nella voglia di tenere vivo un quartiere, il rischio è che queste regole vanno a produrre completamente il contrario. Quindi anche Prego. A proposito di questa particolare situazione, vorrei ricordare solo un esempio molto che a noi è successo, a Walter e a me. Nel 2014 abbiamo offerto alla comunità cittadina, ovviamente anche a un luogo degradato del centro, che abbiamo visto, ho visto che ultimamente però ci stanno mettendo mano finalmente, forse perché siamo andati noi alla loggia dei mercanti, okay, e abbiamo proposto sì benissimo, abbiamo parlato con l'assessore alla cultura, bene, siamo contenti, siamo entrati a far parte di una manifestazione che allora era stata impostata dal Comune di Milano, eccetera eccetera, andiamo per chiedere, allora bisogna pagare l'utilizzo del suolo pubblico, abbiamo dovuto pagare la SIAE, Walter e io ci siamo messi a pulire. Beh, era un luogo del centro degradato. Ci siamo messi a pulire due locali di proprietà del comune che ci hanno gentilmente offerto per fare in modo che i cori potessero andare a sostare nel momento della. Ecco, questo tanto per dire,
Certo, sì, sì, le cose poi si fanno perché prima c'è la passione, poi c'è la voglia e poi magari, che ne so, tutte queste storie. No, ecco, su questo vorrei fare una sottolineatura perché è abbastanza importante. Noi abbiamo fatto questa 2 giorni nell'ambito dell'iniziativa Milano con il Cuore, che era stata promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano, e quindi abbiamo dato questa disponibilità della serie. Noi non siamo per la contrapposizione centro-periferia, non ha alcun significato. Siamo per un riequilibrio però dell'attenzione e anche delle risorse tra centro e periferia. Dopodiché abbiamo detto più volte che la periferia non è associabile a degrado. Il degrado ci può essere anche in periferia, c'è sicuramente, però c'è anche in centro, c'è anche in centro. No? Ma può esserci anche in centro, in particolare la Loggia dei Mercanti era uno di questi simboli un po' del degrado cittadino in centro, e allora abbiamo detto bene, con tutta una serie di collegamenti, accordi e quant'altro, abbiamo detto va bene, abbiamo questo tipo di iniziativa, proponiamo, e abbiamo fatto 2 giorni di cori proprio alla Loggia dei Mercanti, e quindi abbiamo portato 8 cori con 200 coristi. Abbiamo portato le bottigliette d'acqua e tutte queste cose, quindi questa logistica minimale, grazie alla disponibilità però di questi 200 coristi che sono venuti. Abbiamo speso 500 euro di SIAE, no? Pronta casa, fortunatamente avevamo qualche 100 euro a disposizione, perché sì, Consulta Periferia, certo, Milano si muove a titolo di volontario per chi quello la fa e anche per chi... Ecco, allora, questo è questo scenario che noi dobbiamo inquadrare bene, perché se vogliamo dare una mano alle periferie, dobbiamo darla la mano. Non è che uno dice ti do una mano e poi la mano la tira indietro, no? Nello stesso tempo anche, è uno dei temi che è stato proposto dal presidente di Confcommercio Sangalli, che è stato riproposto, che è esattamente la tassa di occupazione del suolo pubblico, la COSAP, perché se si vogliono incentivare le iniziative nel territorio periferico, che normalmente non sono lucrative, è chiaro che il Comune di Milano... Parliamo di bancarelle, di ambulanti che vogliono vendere qualcosa, iniziative di... Per cui si invitano a fare queste iniziative, è chiaro che poi ci sono tutta una serie di meccanismi. Adesso sembrano un pochettino attenuati perché c'è da parte dei municipi, è stata assegnata ai municipi l'autorizzazione, questo tipo di autorizzazione. Diciamo che lì deve andare il però, potere, no? Però i costi ci sono sempre, e se uno vuole fare anche delle iniziative ampie, i costi sono. Allora, delle due l'una, o si incentivano le iniziative, altrimenti se si lasciano le stesse regole. In più adesso esiste anche un problema di ordine pubblico e di sicurezza, e quindi in New Jersey. Cioè in pratica Stuart, chi vuole fare delle iniziative deve spendere circa 10.000 euro, perché chi porta in New Jersey, chi non li porta e quant'altro, poi c'è una lettura anche delle normative, ma siccome noi non entriamo nel merito della sicurezza, per cui uno per sicurezza può anche dire non si fanno queste cose. Perfetto. Va bene, ne prendiamo atto, punto. Nel momento in cui però si richiedono tutta una serie di interventi, e anche a livello nazionale governativo c'è un piano periferie, e questo piano periferie non può fare buchi acqua, non può essere una rete piena di buchi, per quello che diciamo che fare rete è un discorso, fare sistema è un altro, perché se io lancio l'idea di un progetto periferie nazionale e poi ho tutta una serie di normative che me lo azzoppano, è chiaro che non funziona. Ma Walter, non ti preoccupare, perché adesso riguarda parte il test, quindi se tutto si risolverà, va bene? No, il test potrà essere, cioè noi tutte le occasioni che ci sono, e quindi anche su Niguarda, siccome abbiamo anche una realtà di iniziative anche con Cori Milano, ormai sono da anni che a Niguarda facciamo delle cose, e a Niguarda c'è anche un tessuto associativo buono, e quindi è una possibilità, siamo nel 2018, siamo a livello di test, però, sto anche per quello, magari per comunque però diciamo anche che se si vogliono far promuovere iniziative, c'è il tema della fissione pubblica.
Cioè chi fa iniziativa non sa dove mettere il proprio foglietto. Ci sono comunali, come dicevamo prima, invece ci sono degli spazi comunali di pertinenza comunali, che sono le bacheche comunali, sono i mercati comunali, e noi diciamo anche, siccome metropolitana e ATM sono di proprietà del comune di Milano e quindi decide il proprietario che cosa deve fare poi l'amministratore delegato, noi chiediamo un muro dove chi normalmente frequenta la metropolitana, no? Un piccolo muro dove ci possa essere l'affissione gratuita regolamentata, perché altrimenti è inutile continuare a dire fate iniziativa, che poi uno non riesce nemmeno a comunicarla. E i social sicuramente aiutano chi normalmente è affezionato a un certo tipo di social, perché altrimenti deve stare tutta la giornata a cercare le iniziative. Quindi siamo coerenti in una logica periferica di animazione dei quartieri. Quindi l'affissione è uno dei punti fondamentali, la comunicazione, perché poi molte volte incontriamo persone e dicono ah, se l'avessi saputo, no? E non basta la mail, è una opportunità in più, siccome il comune ha questo tipo di disponibilità. Ecco, qui non c'è da testare molto, no. Peraltro l'avevamo proposto già un anno fa in commissione periferie, quando c'era stata la proposta del bando alle periferie, abbiamo detto bene, siccome riguarda 5 quartieri periferici proviamo a fare una sperimentazione di affissione, no? Non ci sembra che sia stata fatta questa cosa, ne stiamo parlando anche in varie iniziative che abbiamo proposto, però adesso bisogna andare al sodo. Portare questa istanza avanti verso le istituzioni. Siamo in chiusura. Bruno, ricordaci invece la grande festa che sta per concludersi a Figino. Sì, qualche anno fa abbiamo scoperto, leggendo il libro della parrocchia, il libro che è stato edito dalla parrocchia, che la prima menzione ufficiale di Figino in un documento storico risale al 1017, si tratta di uno scambio di terreni fra la curia di allora e un privato, per cui uno prende una cosa da un'altra e lo dà da quell'altra, e in quel momento, in quell'anno c'è appunto questa menzione di Figino. Figino sicuramente è presente in zona da molto più tempo, anche perché era proprio sulla strada che da Milano porta ad Aosta, che era la strada di collegamento per andare alle Gallie, per cui è molto probabile che lì ci fosse. Va bene, comunque nel 2017 ci accorgiamo che, orca miseria, sono mille anni che ci conoscono, facciamoci sentire. Abbiamo fatto una festa di, chiamiamola così, apertura il 16 di settembre, e sabato domenica prossima ci sarà quella di chiusura, che è molto interessante, perché ci sono dentro delle cose che forse possono interessare. Per esempio, c'è il trenino gratuito nel pomeriggio della domenica che da Figino porta a Bosco in Città e ritorna, perché Figino compete il territorio con Bosco in Città. Il sabato ci sono dei giochi per i ragazzi, c'è uno spettacolo teatrale, ci sono domenica ci sarà la ciclette che fa le spremute, se possono interessare, ci sono bancarelle, e soprattutto ci sarà la presenza delle Poste Italiane con un annullo speciale dedicato al millenario di Figino per i filatelici che collezionano questo tipo di cartoline, ed è una cosa molto interessante. Con 5 euro ci si porta a casa 3 cartoline di Figino con un timbro, con un annullo speciale delle Poste Italiane, che finita la festa ovviamente verrà messa in museo e diventerà una questione. Poi ci sono giochi, c'è il trenino, l'appuntamento Bruno, quando inizia la festa? 14 sabato al pomeriggio, partiamo con la festa in oratorio, e poi durante tutta la domenica si partirà la mattina alle 11 con la marcia dei ragazzi che andrà in Bosco in Città, marcia che sarà ripetuta nel pomeriggio. Ci saranno tutta una serie di promozioni, di manifestazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente ci sarà anche da rifocillarsi nei 5-6 posti. Non avevamo particolari dubbi che su questa cosa. Cibo ce n'era in abbondanza. Quindi ricordiamo appunto questo weekend a Figino, la chiusura della festa del millenario del quartiere di Figino. E la sera al complesso. E poi la sera, appunto, il concerto. Complesso. Quindi insomma c'è tutto. Iniziative ci sono, prosegue anche l'iniziativa di prosegue a scuole di periferie, dopo aver fatto un percorso
da Quarto Canino, Quinto Romano a Treno, a Figino appunto. Nuovo appuntamento sabato prossimo alle ore 10.30 in Biblioteca Arara di fronte a San Siro, dove parleremo invece di Garignano e la Certosa di Milano in Garignano. È un aspetto abbastanza interessante, è un monumento in periferia che sarebbe opportuno che venisse visitato, e questa è un'opportunità per conoscere. E chiudo, per siccome abbiamo parlato di cori, si parla di animazione di quartieri popolari, e quindi questi 40 cori sono, in base alle proprie compatibilità, però disponibili ad andare a cantare nei corti dei quartieri Aler e Metropolitana Milanese. Quindi invitiamo le due dirigenze, sappiamo che ci sono delle iniziative culturali, a tenere conto anche di questa disponibilità. Perfetto Walter, grazie mille allora di essere stati qui oggi con noi, Walter Cherubini e Bruno Volpon. Ricordiamoci questo weekend a Figino, così festeggiamo tutti insieme i 1000 anni del quartiere di Figino. Grazie davvero di essere qui con noi. Noi ci rivediamo questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano News, edizione della sera. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, arrivederci e a presto.